bellissima associazione che incominciò proprio, si è mobilitato organizzando una mostra fotografica, andando in giro a raccogliere le firme in cui si chiedeva proprio il ritiro delle truppe dall'Iraq. E fu chiesto anche ufficialmente all'allora presidente del consiglio comunale di fare proprio un appello pubblico per la liberazione di Giuliana, e questo devo dire che alla Ciriale venne fatto nel febbraio del 2005. Allora non me ne vogliate se vi rubo 30 secondi di tempo proprio per leggere anche un omaggio che faccio a noi stessi e a tutte le persone presenti che hanno fatto parte di questo coordinamento. Volevo un pochino leggere le sigle che allora si sono mobilitate proprio per Giuliana. Allora, Cinecircola Ciclebbe, Agesci, Aimici, Arci, Aurs, Azione Cattolica, Azione Cristo, Nuova Speranza, la Caritas Diocesana, Cento Campanili, Cittadinanza Attiva, Fanziti, il Cordar, i Giovani Autoconvocati, la Fuci, il Gruppo Fates, la Zattera, il Risveglio, la Lega Ambiente, la Misericordia, il WWF, l'Osservatorio Mediterraneo, Pax Christi, Tamburo di Latta, Tribunale dei Diritti del Malato, l'Ufficio Pastorale Giovani, l'Ufficio Pastorale Problemi Sociali, Lavoro e Pace. Ecco, molto probabilmente mancano ancora alcune sigle perché non ci ricordavamo, ma questo è il nostro modo di dire quando siamo state vicine a Giuliana Sgrena e quanto in qualche modo appartiene alla vita di tutti noi e quanto le vogliamo bene. E io, scusate, io vedo le lacrime e la commozione di una mia amica qui davanti che fa emozionare anche me. Ecco, invece alla mia destra il Renato Scifo. Renato Scifo è un nostro amico, psichiatra infantile, esperto sull'autismo, uno dei maggiori esperti nazionali, forse europei, no, penso proprio di sì. Ma non solo, Renato è qui questa sera perché fa anche parte di Medici Senza Frontiere, e quindi proprio nel periodo in cui Giuliana veniva rapita, lui si trovava nei territori palestinesi, si trovava sulla striscia di Gaza, e quindi ci aiuterà a capire meglio, capiremo meglio con il suo aiuto questa realtà che a noi sembra talmente distante. Per cui io cedo la parola a Renato, grazie. Intanto salam aleikum Giuliana, questo saluto che quotidianamente si sente nei paesi arabi, ci si scambia in tutti i contesti, anche quando intorno il contesto è tutt'altro rispetto a ciò che è contenuto in questo saluto, quindi un augurio di pace, alla luce di quanto è successo, di quello che si viveva lì nella drammaticità di un territorio in guerra. Questo saluto cosa ti suscita? È più un grottesco paradosso o è proprio una speranza che non vuole morire mai? Intanto volevo prima di tutto ringraziarvi per questa mobilitazione. Tutte le mobilitazioni che si sono state in Italia durante il mio sequestro sono state veramente preziose per ottenere la mia liberazione. E poi questo mi ricorda anche quello che è stato l'inizio del mio impegno pacifista in Italia, che è cominciato proprio da Comiso e quindi è cominciato dalla Sicilia. Quindi insomma, in qualche modo abbiamo avuto, insomma, sono contenta che in qualche modo c'è stato questo ricongiungersi di fili che se a volte si spezzano e poi si ritrovano. Per quanto riguarda il saluto, assalamu alaikum, nei paesi arabi si fa una distinzione, per questo soprattutto nei paesi arabi che hanno attraversato periodi molto conflittuali, per esempio l'Algeria, dove c'è stato uno scontro fortissimo tra chi sosteneva un progetto laico di società e chi invece sosteneva la religione, una commistione tra religione e potere. Il saluto assalamu alaikum distingueva chi stava da una parte o chi stava dall'altra, perché assalamu alaikum è un saluto religioso,
e invece quelli che non erano religiosi dicevano ma salama, cose di questo genere per lasciarsi, oppure masakhair o cose di questo genere. Quindi è un po' un saluto a doppio taglio, possiamo dire, perché in senso generale può essere, no, un augurio di pace generico, quindi che va bene per tutti, ma si vede come l'irrompere sulla scena dei paesi arabi e musulmani di questi movimenti che hanno strumentalizzato la religione per fini politici, come hanno cambiato anche le sensibilità, no? Qualsiasi cosa viene, assume un connotato diverso rispetto a quello che poteva essere in passato. In passato non c'era questo problema. La prima sensazione, così, l'esperienza che ho vissuto a livello personale mi ha fatto poi riflettere durante giorni della mia esperienza, che sono stati di poco successivi agli eventi drammatici di cui sei stata protagonista. Io ho riflettuto molto sul tuo episodio, sulla tua storia personale, perché mentre mi trovavo negli ultimissimi giorni di missione, e lì, devo dire, la popolazione, il medico che va ad aiutare i bambini, viene accolto in maniera quasi salvifica ed è facile correre il rischio di sentirsi un po' troppo pieni di un senso di onnipotenza salvifica. Ecco, arriviamo dall'Occidente e salviamo qualcuno, insomma. Siamo quasi convinti di essere automaticamente dalla parte dei buoni nel momento in cui ci troviamo lì. Poi gli ultimi giorni, prima di ritornare a casa, invece dei grandi festeggiamenti, la prigione di Gerico fu assaltata dall'esercito israeliano, doveva essere sotto il controllo congiunto britannico, eccetera. La popolazione palestinese si sentì tradita e scoppiò una rivolta all'interno della striscia di Gaza, e tutti gli occidentali furono invitati ad evacuare immediatamente la striscia di Gaza, e infatti gruppi della jihad soprattutto iniziarono a rapire sistematicamente tutti i rappresentanti delle organizzazioni non governative presenti. E noi riuscimmo a salvarci per un pelo, nascondendoci campagna cose, e rifiutando l'aiuto del Ministero degli Esteri. Alla fine riuscì ad uscire dalla striscia di Gaza dopo aver visto tanti colleghi che erano stati invece rapiti, fortunatamente con liberazione dopo pochissimi giorni, perché furono di fatto rapimenti dimostrativi. Ma lì crollò quella idea di ma come, per un attimo ci si sente un pochettino quasi traditi, poi però si inizia un pochettino a riflettere e l'impressione che ho avuto è: beh, di fatto non ci si scrolla mai anche agli occhi degli altri, il fatto che veniamo da un'altra realtà, in certi momenti è quasi come se avessi la sensazione di avere il bollino dell'Occidente addosso comunque, e quindi che da parte di qualcheduno il rischio, la naturalezza nel essere strumentalizzati in giochi personali, politici o anche di simbolici di una guerra che di fatto c'è e che noi cerchiamo a volte di nascondere, ci fa percepire che non siamo realmente mai liberi, anche quando siamo lì pieni di questo ruolo. Ecco, mi domandavo se alla luce della tua definizione, ho visto nel tuo precedente libro, di doppio fuoco amico, quasi, tu sei rimasta vittima sia del fuoco alleato militare americano che di fatto di da parte di un popolo che è riandato, cioè la proposizione era chiaramente schierata dalla parte delle vittime e anche della popolazione sofferente di un conflitto. Sì, io poi mi sono resa conto che questo che è successo a me, che è successo a molti altri, è un po' il frutto della degenerazione portata dalla guerra. Però all'inizio non c'è dubbio che quasi mi sentivo vittima delle mie convinzioni. Quando sono stata rapita, e vabbè, all'inizio mi dicevano che ero una spia, che e io non potevo naturalmente dimostrare niente, perché ero prigioniera, quindi io dicevo loro: se io non posso fare niente per dimostrarvi che non lo sono, e quindi
decidete voi. Non... E loro mi hanno detto: noi abbiamo tutti i mezzi per verificarlo e lo verificheremo. E poi dopo una settimana mi hanno detto: sappiamo chi sei. Comunque noi, anzi prima quando sono venuti per farmi registrare il primo video, è arrivato uno che mi ha detto: noi abbiamo il diritto di combattere chi occupa il nostro paese come hanno fatto i vietnamiti e gli algerini. A quel punto io non ci ho visto veramente più, cioè mi è preso una rabbia tremenda, ho detto: ma lo venite a dire a me? Cioè io sono stata contro la guerra, contro l'occupazione, e adesso voi venite a raccontare queste storie. E allora loro mi hanno detto: noi sappiamo chi sei, ma noi usiamo tutte le armi che abbiamo a disposizione, usiamo anche te. A quel punto veramente un senso di impotenza totale mi è venuto, perché io sono sempre stata pacifista e adesso mi ritrovo ad essere un'arma. Cioè che è il paradosso più totale, no? Come è possibile? Eppure non potevo fare altro che fare quello che devo fare, aspettare. E soprattutto ho avuto molto tempo per pensare, naturalmente, stando un mese chiusa lì dentro, e ho pensato anche a tutte le conseguenze portate dal fatto, per esempio, che ormai i giornalisti che vanno, soprattutto dopo l'Iraq, con questa guerra in Iraq, sono stati istituzionalizzati i giornalisti embedded, che sono i giornalisti, diciamo così, tradotto malamente, arruolati, no? Sono quelli che prima vengono preparati per andare al seguito delle truppe, poi vengono scelti da un'agenzia, quelli adatti, e poi sottoscrivono un contratto per andare con le truppe. Naturalmente questo contratto prevede delle limitazioni nella loro attività, compresa la censura. E questa cosa è diventata quasi la normalità già durante la guerra e poi anche dopo la guerra. Quindi questi giornalisti, non è che i giornalisti sono andati sempre con le truppe anche in passato, però andavano autonomamente, non così schierati, così arruolati. Invece adesso, e in alcune situazioni, sono andati solo giornalisti embedded, perché gli altri non avevano accesso, perché veniva impedito dai militari. Quindi il fatto, io mi ricordo, eravamo a Baghdad, molti di noi, per seguire la guerra, eravamo lì già da molto tempo quando insomma, si era visto che si stava per scatenare questa guerra, e molti di noi erano a Baghdad, molti altri arrivavano con le truppe. Quelli che erano a Baghdad, le ambasciate hanno fatto di tutto per mandarci via. Anche l'ambasciata italiana, le ambasciate occidentali, veramente hanno fatto di tutto per prospettarci l'apocalisse, per dire che insomma lì non saremmo stati protetti, bla bla bla, eccetera eccetera. E poi quando sono arrivati i giornalisti embedded con le truppe, veramente a noi che eravamo stati a Baghdad, che avevamo deciso di stare lì per vedere cosa succedeva, quasi eravamo orgogliosi, no, di avere quel pezzo di carta iracheno che era un pezzo di cartoncino così contro questi badge tutti belli, plastificati, che portavano i giornalisti che arrivavano in embedded, perché arrivavano con la stessa divisa dei militari e sui mezzi militari. Allora come si fa a distinguere, no, chi è embedded, chi non è embedded? Come fai a dire che tu non sei una spia quando hai molti giornalisti che scrivono quello che gli dicono di scrivere i militari? Io penso che questo anche abbia contribuito a rovinare, no, l'immagine di un giornalista, quando alcuni non li distingue più tra i militari, se sono militari o no. Quindi ci sono anche molte responsabilità di questo tipo, come per quanto riguarda l'ONG, il fatto che in molti paesi ormai le ONG vengono militarizzate, ossia se lo vuole l'esercito, allora stanno lì e vengono protetti dall'esercito. Oppure dentro la NATO stessa c'è un corpo che si occupa di azioni umanitarie, ma le azioni umanitarie non le deve fare un esercito, perché altrimenti serve solo a camuffare la sua azione, e così poi si chiamano missioni di pace e missioni di guerra. E questo è tutta una mistificazione che poi, ovviamente, io non è che, figuratevi se voglio giustificare i miei rapitori, cioè quello che mi è successo mi ha cambiato la vita, sia quello sia la sparatoria degli americani. È stato veramente un mese, purtroppo non lo potrò mai dimenticare, ma
E però ho cercato appunto di scoprire le ragioni e alla fine trovi anche delle ragioni, purtroppo, di quello che noi facciamo in questi paesi, di cosa fanno i nostri governi in quei paesi e che confondendo così i ruoli alla fine diventa difficile difendere il tuo lavoro, no? Per quello che sei, per quello che fai. E questo vale sia per i medici come può valere per noi. Noi certo non veniamo visti, non veniamo mai visti molto bene, neanche quando arriviamo, i medici hanno un ruolo ben diverso. Però in alcuni casi si equivale, come nel caso dei medici di Emergency quando sono stati cacciati via, perché erano dei testimoni. In quelle situazioni dove ci sono queste guerre così sporche, non si vogliono testimoni. Chiunque siano, non si vogliono, quindi devono andare via. E non li vuole nessuno, nessuna delle parti che combatte in armi, perché tutti preferiscono fare le cose senza essere visti.